Ciao Addicted! Oggi siamo in compagnia di una box della quale vi abbiamo già parlato, che è la box Mica Tuca o Mica Tuca, perché appunto il nome di questa box è un acronimo tra Mi Casa e Tu Casa. E questa box, se la conoscete già, sapete che ogni mese mette, diciamo, come tema un paese, quindi mette alcuni alimenti dedicati a quel paese. Quella che abbiamo scelto noi oggi è la Curiosity Box, una box nella quale potete trovare invece 8 diversi prodotti provenienti da 8 diversi paesi, quindi per farvi, diciamo, assaggiare le loro box in abbonamento. L'unica differenza con le classiche box di Mica Tuca o Mica Tuca è appunto l'assenza delle ricette e l'assenza della tovaglietta che solitamente si trova all'interno della box. Allora, il loro sito è www.micatuca.com. Noi vediamo cosa c'è all'interno di questa Curiosity Box. Allora, apriamo subito. Il primo prodotto è questo qui ed è Rainbow. Non so se riesco a farlo vedere, latte condensato al cardamomo. Ecco qui, aspettate, ecco qui, perfetto. Questo è il primo prodotto. Andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è all'interno della box. Questa è una bevanda che si chiama Gina Calamansi Juice Drink 250 ml ed è una bevanda analcolica, 100% succo di limone. Dessitron, come vedete, 10%. 10%, scusate, succo, non 100%, delle Filippine. Andiamo avanti. Oh, questo è... Oh, mamma mia. È qualcosa di polacco, perché vediamola. È Nestlé, aspettate che troviamo. Una zuppa istantanea, eccola qui, da 49 grammi. Che poi vi faccio logicamente sapere. Poi abbiamo i noodle cantonesi, un bel paccone di noodles cantonesi buonissimi. Poi ancora abbiamo le ciliegie amarene Hello Gold secche della Polonia, anche queste qui. Poi ancora abbiamo oh, buonissimo, latte di cocco originale. Oggi ho scelto di fare il video con la luce naturale, queste sono le conseguenze. Ariod, anche questo, come vedete, è vietnamita. Poi ancora cosa abbiamo? Abbiamo, aspettate, buonissimo il tè verde giapponese, anzi un preparato per fare il gelato al tè verde giapponese, molto molto interessante, un magic mix. E poi abbiamo ancora cardemumma, dovrebbe essere il cardamomo immagino, del Guatemala, quindi una spezia. Alla fine troviamo, ecco qui, l'elenco dei prodotti, oh, che pensavo di trovare all'inizio, invece l'ho trovato alla fine. Ora vi ricapitolo, e questo è il logo di Mica Tuca. Ricapitoliamo insieme che cosa abbiamo trovato e se ho fatto degli errori mi correggerò. Allora, prima di tutto abbiamo al centro il preparato per gelato al gusto matcha, molto molto facile da preparare e con il frullatore. Poi abbiamo il Calamansi Juice Drink Gina delle Filippine, che è uno dei pochi agrumi, il calamansi, che non avete mai assaggiato. Io infatti pensavo fosse al limone, invece proprio il calamansi è conosciuto appunto in Italia come calamondino ed è appunto la versione locale della limonata. Poi abbiamo dagli Emirati Arabi il latte condensato, cardamomo non andare via. Latte condensato al cardamomo che non si trova in Italia e che si può usare anche per preparare dolci al sapore di cardamomo, ma è anche molto buono aggiunto al tè nero per ricreare il karak tea.
la bevanda più amata a Dubai. Poi abbiamo le amarene secche della Polonia, che si possono gustare così come sono, oppure nello yogurt, nella Macedonia, eccetera, eccetera. Direttamente dalla Thailandia, il latte di cocco Aroi D, che è la marca più conosciuta appunto Thailandia, scusatemi. Poi abbiamo il cardemumma, che vi dicevo, della Finlandia, eccolo qui, ed è il cardamomo appunto, è una spezia che può essere usata anche per le tisane, la zuppa alla barbabietola polacca, ed è una zuppa pronta, quindi è facilissima da preparare. E infine i noodles filippini, dalle Filippine, che si cuociono in pochi minuti. Quindi questo è il contenuto della Curiosity Box, di una logicamente delle Curiosity Boxes di Mikatuka, ma ogni mese questo abbonamento prevede, questa box prevede appunto dei prodotti differenti che potete trovare sul loro sito www.mikatuka.com, e quindi ogni mese scoprire un paese e le sue ricette, con anche la tovaglietta personalizzata. Noi vi ringraziamo per aver guardato questo video, vi ricordiamo che potete trovarci su Facebook come Box Addicted, su YouTube come Box Addicted e su Instagram come @box.addicted. Ciao!